Allora, raga, oggi volevo portarvi un contenuto che è necessario perché secondo me sul web succedono cose davvero fastidiose, fastidiose e intollerabili, perché siamo arrivati a un punto che certe situazioni faccio davvero fatica a tollerarle. E quindi non volevo parlarvi del solito mercato, tanto lo sapete benissimo, ormai siamo arrivati a un punto di zero entusiasmo perché stiamo facendo fatica a trattare giocatori normali. Perché se prima si narrava che i club italiani non potessero permettersi di comprare i top giocatori, oggi grazie ai fondi speculativi facciamo fatica a prendere giocatori normali, perché non possiamo dire che Fofana è un top. Magari ce lo diventerà? Speriamo. Pavlovic è un top, è un giovane che deve arrivare e ben venga se arriva un buon prospetto. Però facciamo fatica. Allora oggi però volevo dire una cosa. Ho notato che su YouTube, da quando è arrivato Silvestrin, gli ottimisti, chiamiamoli ottimisti, non voglio chiamarli aziendalisti, gli ottimisti stanno impazzendo, li sta mandando tutti al manicomio. Li manda al manicomio, infatti vedo scleri totali, video con scleri di gente che si proprio si infiamma. Vedo live, però live in maniera anche educata. La live è stata anche in maniera educata e ci può stare, ognuno ha dei pareri anche opposti. Però quello che mi dà fastidio sono sempre i titoli che vengono dati a persone che la pensano come Silvestrin, come me, come tanti che seguono Silvestrin, il Benzinero, Rinaldo Morelli, quelli che portano avanti questo discorso. Io dico sempre: ben vengano gente come Silvestrin, perché ha una dialettica nettamente superiore, magari alla mia. Io sono magari più showman, mi muovo, sbraccio. Invece è una bella dialettica che portano, non come dicono loro, negativismo, no, portano realismo. Il realismo, quello che vediamo noi, la realtà dei fatti che poi arrivano e ce ne rendiamo conto che è così. Ma quello che volevo dire io oggi con questo video è che ci sono atteggiamenti che a oggi sono diventati intollerabili. Perché vi dico semplice. Io magari gli ottimisti, quelli che danno sempre ragione alla società, quelli che qualsiasi cosa va bene, che fa la società è oro, che vedono un futuro super radioso con Gerry Cardinale, Furlani, Moncada. Al massimo li posso etichettare come aziendalisti, al massimo li posso etichettare come ottimisti, come lingue marroni che devono stare lì. C'è chi spera di essere chiamato in televisione, o chi è già in televisione spera di essere chiamato in televisioni più importanti. Per carità, ognuno per me, di qualcheduno di questi, ha tutti le loro speranze. C'è chi invece ci crede davvero. E va bene, cioè finché fermati lì, finché sei aziendalista, finché, ma non ho mai avuto alcun dubbio che questa gente sia milanista. Perché sono aziendalisti, hanno il loro modo di ragionare, però io capisco che questi sono milanisti e non c'è mai stato, e non gli è mai stato detto cambia squadra, non gli è mai stato detto che non sono veri milanisti, che sono, cioè, perché? La cosa che invece diventa intollerabile quando vedo video di gente che si arrabbia, che sa tutto, sa sempre tutto lui, e non è solo lui, anche altri, è proprio il voler invece far passare chi non la pensa come voi e chi non sostiene Gerry Cardinale. E chi è più probabilmente realista e vedi che questa gente sta speculando
addosso alla nostra storia, alla nostra maglia, perché se questa gente sta facendo i soldi con il Milan è grazie alla storia che il Milan ha. E quindi noi cerchiamo di difendere questa storia. Questa gente incazzandosi, facendo i nomi di Silvestrin, Rinaldo Morelli e altri che la pensano come me, ti danno del pseudo tifoso, del fantatifoso, del perché dovete spiegarmi perché e da quale pulpito voi dovete dare dei non tifosi, dovete dire alla gente di cambiare squadra. Ragionamenti che fanno i bambini di 5 anni. Dovete spiegarmi il perché. Perché chi contesta Gerry Cardinale non è un vero tifoso del Milan. Io è questo che non tollererò più. Sono pronto a fare anche, perché poi si danno le punzecchiatine ai vari youtuber, sono pronto anche a cominciare una battaglia contro questa gente facendo nomi e cognomi di questi canali, perché non mi sta bene, non mi sta bene. Chi è tifoso del Milan non lo decidete voi con i vostri ragionamenti, perché sennò potrei dirne tante anch'io. Cioè, ognuno può avere la propria idea. Noi attacchiamo questa società, ma quando poi arriva la domenica tifiamo Milan, tifiamo i nostri colori, i nostri giocatori. Se il nostro allenatore fa bene verrà applaudito, se fa male non sarà applaudito, sarà fischiato. Io non devo sentirmi obbligato a pensarla come voi per sentirmi un vero tifoso del Milan, zero. Poi detto da voi, penso che a gente come Silvestrin, gente come me, Rinaldo Morelli e tanti altri youtuber, detto da voi, non ce ne frega un cavolo, però non sono di più disposto a tollerarlo. Perché sennò allora anch'io vi posso dire, ti senti un vero tifoso tu che non difendi mai la storia del Milan, il Milan, da questa società, dagli americani. Perché gli americani non rappresentano il Milan, attenzione, gli americani non sapevano manco quanto Champions avevamo. Ti senti, sei un vero milanista tu che non difendi mai la storia del Milan? Sei un vero milanista tu che non chiedi a questo presidente, un Milan vincente, di riportare la nostra maglia, la nostra storia in alto in Italia, in Europa? Sei un vero milanista? Sei un vero milanista tu che ti metti alla pecora con Gerry Cardinale dietro che ti fa tutto quello che vuoi, in nome del bisogna sempre sostenere e basta? A noi non piace prenderlo in quel posto, però se a voi piace, io non vi dirò mai che non siete tifosi milanisti, però se vorrei vi porto tutti questi esempi e vi dico, siete veri milanisti voi che accettate che gente che non sapeva niente della storia del Milan viene e usa il Milan per sponsorizzarsi. E la risposta la sapete. Però non sto io a fare queste battaglie, la pensano così. Però non voglio, non deve essere permesso a nessuno di questi personaggi di dirci se siamo veri milanisti o no. E poi io ho sempre diffidato dalle persone che sanno tutto loro, quelli che vi dicono il canale della verità, il mio è il canale della verità, so tutto io, ho sempre diffidato, perché se lo autodicono loro, per autoconvincersi che sono i migliori, ho sempre diffidato quando ho visto gente, sono un vero milanista, questo è il canale del vero milanismo, perché è sempre un'etichetta che vi siete dati voi stessi. Io non ho mai voluto dire che questo è il canale del vero milanismo, come non ho mai voluto dirvi che so tutto io, che questo è il canale della verità. Io qua porto le idee mie, quello che vedo, quello che le mie sensazioni, il mio modo di pensare. Se c'è qualcosa che mi fa arrabbiare lo dico, se c'è qualcosa che non mi piace lo dico senza alcun problema.
ma mi sento un grande milanista, perché lo vivo il Milan, perché è da quando sono piccolino che tifo Milan. E quindi, cioè, quelle affermazioni, dopo, se voi non avete, adesso arriva l'estate e non vi siete presi la cura, prendetevela, cioè, perché sennò certi vostri scleri sono imbarazzanti, secondo me sono imbarazzanti. Ma poi dico sempre, ma chi vi credete di essere? Cioè, non è perché avete un cellulare o un computer, vi mettete il vostro microfonino da figo e pensate di sapere tutto voi, di essere tutto voi e di poter dire che questo non tifa Milan, questo invece tifa, questo è milanista, questo no. Chi vi credete di essere? Chi siete per poter dire una cosa così? Cioè, a me è quello, è per quello che mi fate un po' ridere, un po' tenerezza, un po' dispiacere quando fanno queste cose qui, perché cioè, non ci scalfite, non ci scalfite. Cioè, perché poi dopo, oltre salgono su, se vince il Milan, salgono sul carro. Attenzione, io spero che questa società, nonostante tutti gli errori che stiamo facendo, faccia vincere il Milan. A me non serve arrivare a maggio e dirvi avevo ragione io, siamo arrivati quarti, perché per me oggi è una squadra che arriva nelle prime quattro, ma non vince questo Milan. Ma non voglio arrivare in fondo a dirvi avevo ragione io voglio arrivare in fondo a dire avevo torto io e aveva ragione la società. È questo che voglio arrivare a dire. Però se oggi quello che vedo non mi piace, lo esprimo e non accetto alcun giudizio da nessuno. Cioè, siamo arrivati a dire che sul caso Fofana è il Milan che ha il coltello dalla parte del manico e quindi può mettere l'offerta che vuole il Milan. Che state dicendo? Il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre chi ha il giocatore. Perché se volesse può benissimo decidere di tenerselo fino a giugno, eroi, e poi liberarlo a zero, metterlo in tribuna. Quindi non è neanche il giocatore che decide. Capite le minchiate che raccontate alla gente? Il Milan ha il coltello tra la parte del manico. Il presidente del Monaco con Fofana, se vuole, lo mette nel giardino a giocare con i suoi figli a calcio. Quello può fare il presidente del Monaco, se vuole. Quindi, se io voglio, o lo posso anche decidere di perderlo a zero, come abbiamo fatto noi con Kessié, per dire. E tu Fofana non lo prendi. Sai, no, aspetto che arriva il miglior offerente. Ma a te non te lo vendo. Il coltello dalla parte del manico l'ha sempre il venditore. Punto. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.